One Podcast. Prendiamoci una pausa, dimentichiamo per un attimo Matteo Salvini che scopre che Putin non ha fatto solo cose buone e dice ho cambiato idea su di lui dopo la guerra, tralasciamo le lezioni di europeismo di Giorgia Meloni a Mario Draghi, non è un vero europeista, dice la leader dei Fratelli d'Italia dopo le critiche per essersi schierata con l'Ungheria di Orbán. Andiamo in Iran, cambiamo tema. Io sono Annalisa Cozzocrea, questo è Daytime della Stampa. Questo è il suono della protesta, queste sono le grida dell'indignazione degli iraniani, soprattutto delle iraniane, che hanno trovato il coraggio di scendere in piazza urlando quello che state ascoltando, morte al dittatore, dopo l'uccisione di Mahsa Amini, una ragazza di 22 anni, prelevata dalla polizia della morale fuori da una stazione della metro e poi morta in ospedale dopo 3 giorni di coma. Girano molti di questi video in rete in queste ore, insieme ai video di donne e ragazze che per protesta si tagliano i capelli, si rasano la testa, bruciano i loro hijab, i veli che sono costrette a portare dai guardiani della rivoluzione. Che cosa grande stanno facendo le donne iraniane, ha scritto ieri Valeria Parrella su Twitter. Ecco cos'è il vero coraggio, ha scritto J.K. Rowling mostrando uno di quei video. E potrà sembrare banale o retorico, ma il coraggio è esattamente questo, mostrarsi a volto scoperto mentre si fa qualcosa di sovversivo, di illegale, di pericoloso, dopo la morte di qualcuno che non si conosce, se quella morte è considerata un delitto imperdonabile. Mahsa Amini non era di Teheran, era una turista, era arrivata con la famiglia dalla provincia curda del nord-est in cui viveva. Secondo i testimoni che hanno visto tutto, è stata prelevata dalla polizia perché una ciocca di capelli usciva dal suo hijab, dal suo velo. E sempre secondo testimoni è stata picchiata quando ancora era nel furgoncino che la stava trasportando in carcere. Una foto fatta quando è già in coma in ospedale la mostra con dei lividi sul volto, ma la versione ufficiale è che Mahsa Amini ha avuto un attacco di cuore mentre assisteva a una lezione di moralità insieme ad altre donne. Era già malata, dice la polizia. Era sana, stava benissimo, non ha mai avuto alcuna sofferenza cardiaca, dicono il padre, il fratello, la famiglia. Così le donne, i ragazzi, ancora una volta gli studenti scendono in piazza in Iran a gridare e a sfidare un potere che alle sanzioni occidentali reagisce con ancora più durezza, inasprendo ancora di più il controllo e soprattutto il controllo sulle donne. A Venezia si è molto parlato di Jafar Panahi, regista iraniano di capolavori come Il Cerchio e Taxi Teheran, che ora è in prigione, ma che prima di esservi condotto ha girato il suo film più esplicito sull'oppressione che vige in quel paese. L'oppressione che chi difende l'Iran o la Russia, un nome per tutti, il descamisato ex 5 Stelle Alessandro Di Battista, che è andato prima in Iran e poi in Russia, a dire quanto lì si vive bene, una pressione che persone come Di Battista non vogliono vedere. Jafar Panahi è stato arrestato l'11 luglio per una condanna del 2010. In realtà era andato in procura a chiedere notizie di un altro regista arrestato, Mohammed Rasulouf, e però hanno preso anche lui. Negli Orsi non esistono, che il film che è stato premiato, Venezia ha avuto il premio speciale della giuria, c'è un regista costretto a girare un film da lontano, dall'Iran, mentre i suoi attori sono in Turchia, e che a un certo punto potrebbe raggiungerli, potrebbe varcare il confine, ma decide di restare, di non fuggire, di continuare a vedere e a raccontare. Ecco cos'è il vero coraggio.